Allora, amici del festival, oggi siamo con una persona a cui tengo tantissimo perché oltre a essere un giornalista legato al nostro festival, sin dal primo anno, sin dalla prima edizione, è un amico, un carissimo amico, Alessio Viola, conduttore di Sky TG24. Alessio, come stai? Ciao, ciao a tutti, ciao amici, amici del BCT. Mamma mia, Ma come certo. sto? Come sto? Sto come stiamo un po' tutti, sto a casa e niente, sì, dici bene che veramente mi hai fatto ricordare dal BCT fin dall'inizio, io ho contribuito alla nascita del BCT. Esatto, Beh, esatto, 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 esatto. quando Antonio ancora non aveva questa barba, ma neanche, No. era al contrario, aveva anche qualche capello in più. Cioè, era la testa di adesso girata, al contrario, capito? Non sto andando dal barbiere neanche io, Giovanni, Esatto. mi verrebbe da dire. Senti Esatto. Alessio, come stai trascorrendo questa giornata? Sono a casa come tutti. Sto lavorando un po' da casa perché non sto seguendo anche il lavoro che fa il nostro telegiornale in questi giorni pazzeschi, che è uno sforzo incredibile. E non, io ero fuori dal telegiornale perché sto preparando un programma per TV8. Stavo preparando un programma per TV8 che andrà in onda a breve, adesso appena sarà possibile. È un programma molto carino. Qui tengo un programma che racconta questi 20 anni, dal 2000 al 2020. È un Come si programma chiamerà? Si può sapere come si chiamerà questo programma? 2020, si chiamerà 2020. Ah, Si parlerà dei 20 anni del 2000. perfetto. Che purtroppo, diciamo, al compimento del 20° anno poi è successo Successo il l'impensabile. patatrac. Quindi bisognerà aggiungere qualche cosina a questo Un programma. ulteriore capitolo, Per esatto. aggiungere un ulteriore capitolo su questa cosa che ci sta, spero, temporaneamente trasformando le vite. Probabilmente lo farà ancora per un po', però io spero davvero che poi a un certo punto torneremo come prima. Il problema è che adesso per un po' bisognerà comportarsi in maniera un po' diversa. Per cui, per questo motivo, ero appunto fermo, sto continuando un po' a lavorare da casa per questo fronte qui, e niente, questo è. Provo a fare un salto tra le varie cose che hai detto. Io ti confesso che solitamente, insomma, nel corso di queste giornate abbiamo incontrato diversi amici, diversi ospiti. Tendenzialmente, dalla parte nostra proviamo a prepararci, insomma, delle domande. Con te, in realtà, sono sincero, non c'è stata nessuna Non preparazione, ti sei nessuna domanda. preparato. Perché in realtà c'è un rapporto talmente stretto che alla fine mi sembrava quasi inopportuno prepararmi delle domande con te, perché ci È sentiamo in vero, realtà no, spesso. lo puoi fare. E a me, tra l'altro, sto pensando che quest'anno, a luglio, mancherà tanti, a me, a tutti gli amici nostri del BCT, mancherà Ci mancherà tantissimo tanto. Sì, ci mancherà. il festival quest'anno. Hai visto, ovviamente, sai benissimo che abbiamo annunciato insomma, come dire, la volontà di non Visto riuscire ieri a. la comunicazione, poi noi ci eravamo sentiti perché tu so che come tante altre persone stava già ragionando a un'ipotesi del genere quando poi la situazione si è messa com'è. La E condividi? ho visto ieri il tuo post ufficiale, ho messo un dimesso e triste like. Esatto, l'ho visto. Condividi la scelta. Beh, per forza, condivido la scelta perché saranno i primi giorni di luglio, come sempre. Il BCT poi è bello perché è fatto della gente che c'è, che riempie le piazze. È probabile ed è anche giusto pensare che forse quest'estate sarà un po' diverso. È Sì. vero che dall'emergenza forse ne usciremo dopo il mese di aprile, bisognerà capire quando, a maggio, però ci sarà quella fase che secondo me, che a me personalmente preoccupa anche di più, Anche a me, sai, preoccupa anche a me quella fase di più, perché che è la adesso, fase sai, dura. ci sentiamo un po' blindati, nel senso che siamo in casa, è un sacrificio Sai, enorme, ma perché adesso minore i rispetto disagi a, sono ovviamente, tanti, senza però vittoria. Vai, quanti scusami. sono pochi? Cioè, nel senso, adesso siamo a casa, siamo fermi, però è un diktat molto semplice e totalizzante. Il problema poi sarà dopo, perché poi entra quella fase che a me mi spaventa, che molti lo dicono, bisognerà convivere un po' con il virus e la paura del virus. E quella è una cosa che è preoccupante, perché bisognerà essere più bravi di come siamo Come? adesso, perché adesso siamo a Esatto. casa, verrebbe da dire sono buoni tutti a stare a casa e non fare niente, basta. Esatto, sì, è Poi però vero. bisognerà essere bravi invece poi a saper uscire, a sapere come uscire, a muoversi nel modo giusto, con le regole giuste,
evitare tante cose che ci verranno naturali con l'arrivo della bella stagione. Per Sì, esempio, anche anche perché noi siamo noi siamo un po', parlavamo del BCT prima, ma noi siamo un popolo, insomma, abituato, ma come tutti i popoli in realtà, ma forse gli italiani ancora di più abituato veramente al contatto fisico, all'abbraccio, alla stretta di mano, al bacio, a vivere in simbiosi anche da un punto di vista fisico, non solo mentale. Quindi provare ad abituarci ad uno stile di vita completamente diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati, a me personalmente preoccupa di più rispetto a quella che è la situazione che stiamo vivendo, chi sta bene fortunatamente in questo momento. E in realtà non so come ne usciremo da questo punto di vista, perché sento parlare tante persone, e io stesso l'ho detto in diverse occasioni quando è capitato, che secondo me sarà vero questa situazione di vivere un prima e un dopo. E sul prima e sul dopo, il prima lo conosciamo, il dopo però preoccupa. Io è vero, questo è il ragionamento del prima e del dopo, è vero, perché è un evento che in questo momento c'è 4 miliardi di persone che sono chiuse a casa come noi, è pazzesco, è una roba incredibile. È una roba da film, una roba ci da sarà film. Quindi c'è un prima e un dopo, però a me preoccupa il fatto che c'è un durante invece. Cioè a me preoccupa il durante, perché non è come, cioè, anche l'11 settembre ti dicevano che era una roba che non ti aspettavi, ci sarà un prima e un dopo, però c'è il prima, il dopo, il durante è durato qualche settimana, tecnicamente qualche giorno, forse qualche ora, emotivamente anche con tante conseguenze di più, ma sai, convivere, cioè il durante, convivere con un rischio, con un pericolo così invisibile, così insidioso come un virus di cui non disponi le cure, su cui non disponi le cure, è pesante. A me preoccupa tantissimo, a me angoscia molto il durante, cioè il dover riprendere, perché si riprenderanno le attività lavorative, produttive, in qualche modo riviste e corrette, anche sociali, però sempre con questa paura. Sì, perché poi perché in realtà ragionando, al di là, oltre al turismo, che chiaramente è un settore che ha avuto, probabilmente la ripercussione più grande rispetto a tutti quanti gli altri, anche il settore culturale, che in questo caso specifico è quello che ci interessa da vicino, il settore culturale vive di eventi pubblici, di pubblico, di persone, i teatri, i cinema, i festival, i concerti. Si ragionava sulla possibilità, magari ho sentito insomma dire qualcuno, dovremmo organizzarci in maniera diversa, ad esempio negli eventi pubblici provare a mantenere due persone, una persona, poi due posti vuoti, un'altra persona, due posti vuoti, un'altra persona, insomma, sarà complicato, sarà complicato. Lì è il settore, purtroppo, quello che anche ci vede insieme ogni anno per il BCT, e quindi quello della cultura, quello del cinema, dell'intrattenimento, che secondo me è quello che più soffre e soffrirà, perché quando ti vai a sedere in piazza a seguire la sera cosa prevede il programma del BCT quella sera, ci vai per goderti qualche ora di totale spensieratezza. Quindi è come dover essere sempre in tensione, perché se invece comunque ci saranno sicuramente delle linee guida e delle regole da seguire anche negli appuntamenti pubblici, che però ti incidono, non ti faranno mai stare sereno, non starai mai sereno come stavamo infatti prima. Noi, guarda, ti confesso che chiaramente noi stiamo lavorando già adesso quotidianamente nell'ottica di, io credo che ci sia un momento, questa situazione ce lo sta imponendo, di distruggere leggermente quello che abbiamo costruito, tra virgolette, distruggere o quantomeno modificare quello che abbiamo costruito e riprogrammarlo in maniera completamente diversa. Ecco perché infatti stiamo lavorando su un'edizione invernale o autunnale, proprio per riprogrammare in maniera completamente diversa un evento a cui eravamo abituati a vivere tutti quanti insieme abbracciati, e adesso insomma lo vivremo in maniera diversa, ma comunque costruendolo lo stesso nel modo giusto per poter dare la possibilità alle persone di viverlo. Sicuramente questo è l'impegno. È fatta di persone, Alessio, è fatta di persone che la seguono, che la vivono. Il problema è complicato, però bisogna farlo. L'alternativa non è non farlo, perché l'alternativa sennò sarebbe quella di restare chiusi in casa per 12 mesi, quello che è necessario, speriamo, per un vaccino. Bisogna farlo, sai qual è poi il punto? Che bisogna farlo anche bene. Bravo, bisogna farlo bene, perché devi far tornare, l'obiettivo è
ridare con le regole nuove la stessa serenità a quella persona che si va a sedere per godersi la serata in piazza. Esatto, sono d'accordo con te. Che non si deve sentire in pericolo, cioè deve sapere che sale su una macchina perfettamente mantenuta, collaudata. Esatto. Perché solo in quel modo ci possiamo recuperare il lusso della serenità e della spensieratezza, che se no non ci sarà mai se facciamo male qualcosa. Assolutamente d'accordo con te. Chiudiamo l'argomento triste, ma attuale. Tanto purtroppo appuntamento al BCT invernale. Esatto, diamo appuntamento assolutamente al BCT invernale, dove ti aspetto naturalmente, come ogni anno. Solo per chiudere l'argomento triste ma attuale del virus, tu che sei un giornalista da tanti anni, lavori per la testata giornalistica probabilmente più importante del nostro paese, quella che è sempre sul pezzo, 24 ore su 24, Sky TG24, lo sappiamo tutti il modo in cui lavora. Ecco, tu che idee ti sei fatto dell'informazione che è stata data in questo periodo relativamente a questo evento? Basta prendere il telecomando in mano e fare zapping e vediamo in qualsiasi programma di qualsiasi natura, anche magari quei programmi che prima affrontavano temi completamente diversi, ora trattare questo tema. E quindi mettere nelle condizioni tutte le persone sul divano di casa ad essere, a raggiungere ogni persona è praticamente, non mi viene il termine, bombardata. Ecco, ogni persona è bombardata, mi veniva la parola bombardata. Ogni persona è bombardata da questo flusso totale di informazioni. Tu che idee ti sei fatto? È corretto da un punto di vista giornalistico oppure no? Più sì che no, mettiamola così. Nel senso, è una roba completamente nuova. Cioè, nuova nella storia della televisione, nella nostra storia, una roba con cui non ci siamo mai confrontati. È una cosa nuova per la stessa televisione, per i giornalisti, per chi è chiamato a raccontare. Cioè, spesso si è sempre pensato un po' a una sorta di immunità per chi anche è chiamato a raccontare qualche evento. Cioè, se io devo andare, il collega va a raccontare l'11 settembre o un attentato o quel che sia, si racconta. A me non succede. Certo. In questo caso però c'è stata una difficoltà pazzesca e c'è tuttora, lo vedi, gli studi vuoti, nelle distanze, nelle interviste, in questi giorni noi stiamo, Sky TG24 sta trasmettendo anche da casa, cioè stiamo facendo un telegiornale da casa, ed è la prima volta che succede una roba del genere. Quindi è stato talmente dirompente l'impatto di quello che ci è successo, talmente condiviso con tutto il resto del mondo, che è una cosa che è evidente che ha stravolto e occupato tutto. Cioè, secondo te è corretto, ci sta. È corretto, ci sta, anche perché in quel momento, secondo me, io sono anche dell'idea che è giusto, siccome non siamo tutti uguali, siccome non tutti possono essere come me o come altre persone che sono ben informati, si leggono, cioè vedono una serie di cose, ci sono persone che giustamente, legittimamente fanno anche altro, cioè hanno altri mezzi, altre finestre aperte, ed è giusto che i messaggi arrivino in linguaggi diversi, con modalità diverse, in contesti diversi. Quindi io sono anche favorevole al fatto che programmi che solitamente sono un po' più votati all'intrattenimento, però in quel momento comunicano qualcosa, perché hanno un pubblico che magari faccia solo su quello, capito cosa dico? Esatto. Quando è importante il messaggio da dare, bisogna spalmarlo il più possibile a tutto il pubblico. Quindi io su quello sono d'accordo. Non so se siamo... è vero che non può essere sempre così. Spero che si arrivi al punto in cui giornalisticamente, ti dico, poi è importante anche saper smettere. Ok. Alessio, sì. Però è una cosa che purtroppo avviene, cioè deve seguire i fatti, gli eventi. Sarebbe bellissimo poter dire, ok, possiamo smetterla adesso, possiamo smollare un po', ma il problema è che adesso ancora non possiamo, perché purtroppo ogni pomeriggio arrivano dei bollettini tremendi, abbiamo scoperto questo picco, in realtà è un altipiano.
È difficile. Parlavamo prima, e poi non ti rubo altro tempo, parlavamo prima di questo nuovo programma che stai per offrire al pubblico su TV8, ma ci sono anche altri progetti, puoi dirci qualcosa? Beh, E insomma, si è quali visto sono le novità qualcosa per ho la visto settimana in adesso? giro, Io ho le novità di ho visto Alessio. che adesso ti vuoi lo scoop, vuoi lo scoop? No, lo scoop No, no. no, non è uno scoop, è una cosa a cui tengo. Sì, qualcosa è uscito un po'. Diciamo che allora, siamo sempre dentro Sky, cioè TV8 è comunque un canale del digitale terrestre di Sky. Sono vicini, cioè nel palazzo di Sky, in realtà c'è cioè un palazzo che guarda l'altro. In un palazzo ci siamo noi come Sky, Sky TG24, nell'altro palazzo ci sono gli uffici di TV8. Quindi farò un salto dall'altro lato del digitale, prendendomi un po' una pausa per qualche tempo dal TG, dalla Sky TG24, Il resto a casa tua? però resto a casa mia, del quale sto da quasi 14 anni. Quindi. Appunto. Però già mi manca soltanto l'idea, però mi piace questa idea di poter fare delle cose nuove e belle in un canale del digitale terrestre che è rampante È come rampante, è TV8. vero, sì, TV8 assolutamente. Da quando ci saranno queste novità? Quando ti vedremo in onda su Io TV8? penso che da quando in concomitanza con la discesa da picco, quando si comincia, Ok, farò nella fase 2 dopo. è una fase 2, esatto. Nella fase 2 credo che potremo cominciare a lavorare bene su qualche cosa. Purtroppo ci si voleva arrivare anche un po' prima, questo stop ha rallentato un po' anche i progetti, ma arriveranno con Arriveranno. ottimismo presto. Adesso l'ultima domanda, la prima cosa che fai quando esci da casa, appena finito tutto sto macello che stiamo vivendo? La prima cosa che faccio quando esco da casa, rientro subito a casa. Perché? Per riposare un attimo, No, per no, no, riposarti. scherzo. In realtà poco comunque perché io sono già pigro di mio, tu lo sai. Sì. Sono già pigro. Questa cosa ha completamente fatto diventare la mia pigrizia un qualcosa che non c'è. Cioè, ormai tante sono le precauzioni che bisogna ed è giusto prendere, che a volte rinuncio ad uscire, se devo soltanto. Però comunque la prima cosa che faccio quando esco di casa. Beh, a parte stare attento a mettermi tutte le cose, che i guanti, le mascherine, Vai a correre, che fai? Vai, vai, no, tu non guardo sei. intorno se ci sono persone. Esatto, adesso il rischio sono gli esseri umani. Il pensiero che faccio subito dopo. L'altro giorno scrivevo a un mio amico, dico, sono uscito, ho girato l'angolo e c'era una persona. È vero, Spero che questa cosa finisca presto. a me capita quando esco fuori al balcone per fumare una sigaretta, magari capita che passa qualcuno sotto casa, sembra una cosa nuova, una cosa strana. Oddio, una persona. Esatto, esistono ancora, ci sono ancora. Va bene, Alessio, io sono grazie, sono stato felicissimo di vederti Grazie a te. come sempre. Speriamo, insomma, che qualsiasi sia il periodo del festival, di viverlo di nuovo insieme a te e a tutte le persone che ci seguono e che amano il nostro festival. Ti faccio il mio più grande in bocca al lupo per tutti questi progetti che stanno per partire, che partiranno e che seguiremo. Poi, ovviamente, ne daremo comunicazione sui nostri social. E intanto, buona quarantena, non mi viene da dire Buona nient'altro. quarantena. La quarantena si chiama così perché al termine di quest'ultima hai preso 40 kg. Questo è quello che il messaggio che voglio la con cui ti lascio. E voglio dare un abbraccio a tutti gli amici del BCT di Benevento e l'appuntamento è a presto, A quanto più presto. presto possibile. Esatto. Grazie di cuore, Alessio. Alessio, grazie. Alessio, mi è venuto da dire Alessio perché mi è scappato il confidenziale. Un bacione. Vabbè. Ciao.